Grazie signor Presidente. A 6 mesi di distanza, onorevoli colleghi, a 6 mesi esatti dalla mia precedente informativa sull'emergenza derivante dagli eccezionali flussi migratori che stanno interessando il nostro Paese, sono nuovamente davanti a questa Assemblea per riferire sugli sviluppi della situazione nel Mediterraneo, consapevole dell'importanza di fornire puntuali aggiornamenti su un tema di così grande delicatezza e rilievo. Il mio intervento cade nei giorni immediatamente successivi all'incontro dei ministri degli affari interni e della giustizia tenutosi a Lussemburgo alla fine della scorsa settimana nell'ambito del semestre di presidenza italiana dell'Unione. Come avrò modo di specificare nel prosieguo, in tale occasione, e ho il piacere di renderne partecipe questa Assemblea, ho potuto registrare un clima di disponibilità ad affrontare i temi dell'immigrazione in maniera coesa e collaborativa e di fiduciosa apertura alle proposte dell'Italia. Venendo ai contenuti del mio intervento, mi soffermerò, in adesione alla specifica sollecitazione, mi soffermerò appunto su Mare Nostrum e sullo stato delle iniziative portate avanti dal Governo per il superamento dell'operazione Mare Nostrum in connessione con l'impegno da parte dell'Unione Europea di farsi carico del presidio delle proprie frontiere esterne. Tra 2 giorni Mare Nostrum compirà 1 anno. E per evidenziare la straordinarietà di questa iniziativa che coniuga l'alto valore umano con l'efficacia delle attività di contrasto dei mercanti di morte, sono sufficienti alcune cifre. Poco meno di 100.000 migranti soccorsi in mare e messi in salvo, di cui circa 9.000 minori non accompagnati. Non si è riusciti ad evitare tanti morti e di questo siamo dispiaciuti e non si è riusciti ad evitare tanti dispersi. Nel totale fa un po' meno di 3.000 secondo il racconto dei superstiti. Sono stati arrestati più di 500 scafisti. Sono state sequestrate 3 navi madre, cioè quelle che trasportano i barconi stipati di migranti a una certa distanza dalla costa per poi abbandonarli. Questi dati sono l'eloquente testimonianza di una missione che ha guadagnato all'Italia l'apprezzamento della comunità internazionale, compreso l'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati. Apprezzamento che mi sento in dovere di estendere ai veri artefici di questa operazione, cioè agli uomini e alle donne delle forze armate, della Guardia Costiera, delle forze di polizia e di tutti gli altri corpi che partecipano al dispositivo aeronavale di soccorso. Farei un torto se non elogiassi in questa sede anche tutte le componenti del sistema che sta operando a valle di Mare Nostrum e mi riferisco a quell'esemplare mix di istituzioni statali e territoriali che in cooperazione con la società civile si fa carico dell'accoglienza dei migranti una volta sbarcati nel nostro territorio. Prima di arrivare al post Mare Nostrum, svolgo un'annotazione su un aspetto spesso evocato in questi mesi nel dibattito parlamentare e nella pubblica opinione, un aspetto di geopolitica, cioè il flusso migratorio è aumentato a dismisura in corrispondenza con la primavera araba e la connessa disgregazione dei regimi nordafricani, innanzitutto quello libico, con l'inasprimento dei conflitti in Siria, Iraq e nei paesi dell'Africa subsahariana e in particolare Eritrea e Sudan. Questa è la verità che ci consegna questo tempo della storia. Ed in un contesto del genere che si traduce per centinaia di migliaia, se non per milioni di persone, in forme inaccettabili di sofferenza e di negazione dei diritti fondamentali e quindi nell'ineluttabilità della ricerca dell'approdo verso l'Europa, l'unico e inconfutabile effetto di Mare Nostrum è di avere evitato di trasformare il Mediterraneo in un immenso cimitero. Se questi sono i meriti di Mare Nostrum, debbo anche ribadire con chiarezza e con forza che essa è stata fin dall'inizio un'operazione di natura emergenziale e a termine decisa in via d'urgenza dal governo dopo la strage di Lampedusa, dopo 366 morti di Lampedusa, con l'obiettivo di impedire altre sciagure di quella portata nel mare Mediterraneo. Da qui, cioè dalla sua natura emergenziale, dalla sua strutturale transitorietà, nasce la sua inadeguatezza, cioè la inadeguatezza di questa operazione a fronteggiare il carattere strutturale assunto dalle correnti migratorie a causa dei duraturi conflitti etnici e religiosi e delle disgregazioni statuali cui ho fatto riferimento poc'anzi. È un orientamento, quello che ho appena rappresentato, che condivido con l'intero governo e che trova riscontro anche negli atti parlamentari. Ricordo infatti che il Senato della Repubblica nello scorso mese di giugno ha approvato una mozione che,
nel definire Mare Nostrum una misura tampone, ha impegnato il governo, leggo testualmente virgolette, a verificare ogni necessaria iniziativa che possa consentire il superamento della operazione. Finito il virgolettato. In ragione della natura transitoria della missione, oltre che della sua onerosità, il governo ha chiesto con forza e a più riprese che l'Europa fosse adeguatamente sostenuta, che l'Italia fosse adeguatamente sostenuta nel suo sforzo dalla Unione Europea, in applicazione del principio di burden sharing, interpretato anche nel senso di equa ripartizione degli oneri finanziari, nonché dei principi di solidarietà alla base della costruzione europea. In coincidenza con il semestre italiano di presidenza dell'Unione, le nostre pressioni hanno sortito finalmente dei risultati tangibili e molto molto positivi. Già nel vertice tenutosi a Bruxelles lo scorso 27 agosto avevo iniziato a delineare con il commissario europeo per gli affari interni Cecilia Malmström un percorso di graduale superamento dell'operazione. Nel Consiglio di giustizia e affari interni della scorsa settimana da me presieduto a Lussemburgo, ovviamente la parte dedicata agli affari interni, è stata finalmente accolta la nostra richiesta che sia l'Unione Europea a scendere in mare e a presidiare la frontiera del Mediterraneo. Ovviamente questo non spoglia l'Italia dei propri doveri rispetto alla propria frontiera, ma scende in mare l'Europa. È un evento senza precedenti in questi termini. E a questo scopo il prossimo 1° novembre avrà inizio una operazione di Frontex che assorbirà due missioni europee già in atto che si chiamano Hermes ed Eneas. La regia unitaria della nuova iniziativa sarà affidata all'agenzia Frontex che ha deciso di chiamarla Tritone o in inglese Triton. Il budget verrà opportunamente incrementato, il budget di Frontex, con uno stanziamento aggiuntivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015. L'operazione, questa operazione di Frontex alla frontiera mediterranea del Mediterraneo centrale in primo luogo, anche in ragione del suo più vasto raggio di azione, che non sarà limitato al canale di Sicilia, richiederà la più ampia compartecipazione degli Stati membri. E allora ho il piacere di riferire a quest'Aula che sono 19, oltre l'Italia, gli Stati che hanno già dato la disponibilità a partecipare alla operazione Triton governata da Frontex. Significa che si sta per realizzare un'operazione alle frontiere europee da parte dell'agenzia Frontex che ha una partecipazione di Stati senza precedenti. Non ci sono precedenti di missioni che abbiano avuto questo consenso e questa partecipazione degli Stati. Alcuni Stati hanno dato la loro disponibilità con assetti aerei, altri con assetti navali e altri ancora con il personale e altri fornendo propri esperti. È definito il panel degli Stati partecipanti, poi si è passati alla predisposizione del piano operativo della missione di Frontex che proprio in queste ore l'Agenzia sta mettendo a punto sulla scorta delle disponibilità offerte in termini di risorse umane e strumentali e tenendo conto dei costi dell'operazione stimati in 3 milioni di euro, ossia meno di un terzo di quanto è costata Mare Nostrum e non certo pagati solo dall'Italia. La missione di Frontex avrà regole di ingaggio diverse da Mare Nostrum e avrà l'obiettivo principale di contrastare l'immigrazione irregolare e le attività di traffico di esseri umani. La missione principale sarà dunque quella di contrastare la immigrazione irregolare e le attività di traffico di esseri umani. Le sue navi fisseranno la linea di pattugliamento a 30 miglia dalle coste italiane e un'ulteriore novità consisterà nel fatto che le imbarcazioni utilizzate per il trasporto illegale degli stranieri potranno essere distrutte per impedirne il possibile reimpiego. Rimane ovvio che anche dopo la dismissione di Mare Nostrum, l'Italia continuerà ad adempiere il dovere di search and rescue, di ricerca e salvataggio a cui sono tenuti tutti gli Stati sulla base del diritto internazionale della navigazione e sulla base delle elementari regole del diritto umanitario. Ma è altrettanto ovvio che non avremo
e non potremmo avere due linee di difesa sulle nostre frontiere. Non potremo avere due linee di difesa, una più avanzata verso la costa nordafricana e una a 30 miglia, cioè sul confine di Schengen. Ed è per questo che l'operazione Mare Nostrum non conviverà con l'operazione di Frontex e l'operazione Mare Nostrum sarà chiusa. Ovviamente la chiusura non compete all'Europa, come non è stata l'Europa a stabilire di dare avvio alla operazione Mare Nostrum, non potrà essere l'Europa a definire la conclusione dell'operazione Mare Nostrum, dovrà essere il governo italiano a chiudere Mare Nostrum e sono già in questo senso d'accordo con il Presidente del Consiglio nella convocazione di un prossimo Consiglio dei Ministri nel corso del quale sarà stabilita e deliberata la conclusione dell'operazione Mare Nostrum. Voglio sottolineare che il rafforzamento dei controlli delle frontiere esterne dell'Unione attraverso l'azione di Frontex è solo uno dei punti cardine della nuova strategia europea di gestione dei flussi migratori. Adesso se ne affiancheranno altri due. Uno è il miglioramento della cooperazione con i paesi terzi di origine e transito dei flussi e l'altro è la piena attuazione del sistema comune europeo di asilo. Quanto al primo, cioè il governo che ritiene di fondamentale importanza gli strumenti dei partenariati di mobilità, dei programmi di protezione regionale e dei processi regionali, informo che in aggiunta ai partenariati con il Marocco e la Tunisia già operativi, la settimana scorsa è stato firmato anche quello con la Giordania. Mi permetto di fare una considerazione a molti colleghi che sulle agenzie fanno presente al governo italiano l'opportunità di interloquire con la Libia. E devo dire, faccio presente anche che non è esattamente un compito facile trovare una interlocuzione stabile con la Libia, quindi pregherei tutti di fare esercizio di onestà rispetto a un tema così delicato e anche di realismo. Il fattore di instabilità della Libia è uno dei fattori principali che causano tanti dei problemi cui stiamo facendo fronte. Per quanto attiene poi ai processi regionali, un ulteriore impulso potrà venire dalla quarta conferenza ministeriale euro-africana su migrazione e sviluppo nel quadro del processo di Rabat che l'Italia ospiterà a Roma il prossimo 27 novembre. Il governo italiano sta inoltre promuovendo l'avvio e lo sviluppo di un analogo dialogo sui temi migratori e in primis la lotta al traffico di esseri umani con i paesi dell'Africa orientale nell'ambito del cosiddetto processo di Khartoum. Vengo rapidamente al terzo asse, cioè all'attuazione del sistema comune europeo di asilo. In proposito, le conclusioni del recente Consiglio di Lussemburgo contengono due indirizzi precisi agli Stati membri, volti da un lato alla costruzione di sistemi di accoglienza flessibili in grado di rispondere ai flussi migratori improvvisi, dall'altro alla intensificazione delle attività di identificazione dei migranti. E l'Italia ritiene di avere le carte in regola su entrambi gli aspetti. Abbiamo in corso una profonda revisione del sistema di accoglienza che ci consentirà di affrontare i flussi migratori al di fuori di una logica emergenziale e quindi come attività ordinaria, strutturata e programmabile. Il sistema sarà organizzato in tre fasi ed articolato in modo da consentire il rapido passaggio dall'una all'altra. Le prime due fasi, quella del soccorso e della prima accoglienza, verranno gestite dallo Stato attraverso appositi centri governativi. La terza, definita della seconda accoglienza, sarà gestita dallo SPRAR con il coinvolgimento diretto degli enti locali. Sul secondo versante abbiamo dato luogo già da qualche mese a un vigoroso giro di vita nel nostro sistema di sicurezza per rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze del fotosegnalamento, della registrazione e della raccolta delle impronte dei migranti, ciò anche al fine di contrastare i tentativi di aggirare il sistema Eurodac perpetrati dalla rete dei trafficanti. Nella stessa ottica di attenzione al contrasto degli interessi criminali si colloca anche l'operazione Mos Maiorum che si sta svolgendo con il coordinamento italiano e il contributo di Frontex e che è destinata a concludersi entro questo mese. L'iniziativa, che coinvolge varie polizie europee, è finalizzata a mettere sotto la lente i punti di passaggio per così dire caldi delle frontiere esterne e i movimenti secondari, e cioè quelli che avvengono all'interno degli Stati membri,
con l'obiettivo di monitorare nell'area Schengen i flussi di transito della immigrazione clandestina. L'operazione, che è del tutto analoga a quelle pianificate dagli altri Stati membri nel loro turno di presidenza dell'Unione Europea, è finalizzata in particolare a ottenere una migliore conoscenza e una mappatura delle attività di trafficking che ricostituisca tutte le rotte, consentendone la ricostruzione, che siano seguite dalle organizzazioni criminali, i mezzi di trasporto utilizzati e i principali luoghi di rintraccio. Non mi sfugge che nell'ambito della richiesta di chiarimenti sulla nuova operazione di Frontex è stata sollevata la questione che l'avvio di questo intervento lascerebbe comunque sul campo il problema dell'accoglienza e delle sue onerose conseguenze per l'Italia. Si tratta di un problema sul quale voglio essere estremamente chiaro. Il varo dell'operazione di Frontex, a cui si ricollegano cospicui e immediati risparmi per il Paese, è un punto di arrivo di una lunga politica di sollecitazione ad un maggiore sforzo delle istituzioni europee che si è concretizzato con la decisione dell'Europa attraverso Frontex di presidiare la frontiera del Mediterraneo. E allo stesso tempo però è anche un punto di partenza verso un traguardo che è ancora più impegnativo e che non richiede solo un più forte coinvolgimento operativo degli Stati membri e di Frontex, ma una rivisitazione non superficiale delle politiche europee nei confronti del problema dei rifugiati, nel più generale contesto dei rapporti tra il nord e il sud del mondo. Preso atto che l'eccezionale ondata migratoria verso il nostro Paese riguarda in gran parte persone che chiedono protezione internazionale, ritengo che l'approntamento di tutte le misure necessarie all'accoglienza di questa peculiare tipologia di migrante sia un compito che spetti all'Europa come soggetto politico ed istituzionale e quindi non spetti ad un singolo Paese. Tuttavia, per adesso dobbiamo fare i conti con il principio base del regolamento di Dublino che limita l'ambito di radicamento del richiedente asilo allo stato di primo approdo. E ho detto per adesso perché il commissario designato Avramopoulos ha fatto delle significative aperture sul regolamento di Dublino nel corso della sua audizione di fronte alle commissioni parlamentari. Ed è per questa ragione, per ottenere questi obiettivi, che i nostri sforzi durante il semestre italiano di presidenza dell'Unione si sono concentrati su un'applicazione flessibile del regolamento di Dublino che tenga conto, ai fini della determinazione dello Stato competente, di fattori familiari, e mi riferisco ai ricongiungimenti, e dell'interesse dei minori. Inoltre abbiamo messo in campo la proposta del mutuo riconoscimento delle decisioni di asilo, a suo tempo elaborata proprio dalla Commissione europea. È una partita aperta ed ardua e solo chi non vuol vedere non vede che noi stiamo trattando uno dei delicati problemi di questo momento del mondo, di questo tempo della storia. È un problema strutturale che investe i rapporti tra un pezzo del mondo, e cioè il sud, dove non c'è libertà, dove non c'è democrazia, dove non c'è benessere, e un nord del mondo verso il quale puntano migranti e rifugiati. È un problema strutturale che noi stiamo affrontando con realismo e con concretezza. La scorsa settimana abbiamo segnato un grande risultato. L'Europa è scesa in mare a presidiare la frontiera. Questo ci metterà nelle condizioni di chiudere l'emergenza di Mare Nostrum e di dedicarci in modo proficuo ad una gestione della immigrazione irregolare in Europa che sia orientata dal rispetto del diritto della sicurezza dei cittadini e al tempo stesso alle regole dell'umanità e dell'accoglienza che non hanno mai visto l'Italia in seconda linea nel mondo. Crediamo di avere fatto un lavoro serio e concreto e speriamo nell'onestà e nella buona fede di tutti per il riconoscimento di quanto abbiamo fatto in questi mesi di duro lavoro. Vi ringrazio.